Michini, un pianista eccezionale che ha suonato, era, mi ricordo, strapieno, anche il video ha suonato per 2 ore a memoria, un pianista di Teramo che ha vinto il concorso di Malta per pianoforte, semifinalista del Premio Busoni. È stato presentato dal dottor, dal neurologo primario, il dottor Roberto Antonacci. Prego. Assistito quella serata, ti possono chiedere, può chiedere che ci azzecca un ruolo con la musica, anche se gli artisti. Ma in realtà il dottor Antonacci, e lo potete trovare su YouTube, abbiamo l'uomo YouTube qui, che è intitolato musicale nel parco, Carlo Michini, quella serata apposta, ha tenuto una piccola relazione sull'importanza della musica, sia dello studio musicale che della fruizione musicale, ossia l'ascolto musicale, sia dal vivo ma anche che non ho possibilità da un semplice stereo, per dire, della musica sul cervello, in modo naturalmente positivo, sviluppando, come hai spiegato, i 2 misteri. Quindi noi uomini, noi persone, non abbiamo neanche la minima idea di quanto poco sfruttiamo la testa, è vero? La musica forse ci allarga un po' gli orizzonti, perché quando, sia quando si suona, giustamente parlo da musicista, quindi mi rendo conto, ancora di più di quanto ascolto un musicista, ma così come anche tutti quanti voi, di come la musica fa ragionare, si dice, con la testa e con il cuore. Penso che il cuore non ragiona, è un muscolo, è l'emisfero destro, che è l'emisfero della fantasia, l'emisfero della creatività, è l'emisfero delle emozioni, che a volte spesso è addormentato, soprattutto nei tempi più duri che stiamo vivendo. Quindi la musica come medicina e la medicina come musica. Grazie dottor Antonacci. Volevo ringraziare Gabriella per l'invito e ringraziare tutti coloro che hanno assistito alla relazione, sperando che si possa dare un proseguo all'iniziativa scientifico-artistica. Io guardo Giovanna perché abbiamo l'assessore alla cultura, che se il suo direttore d'orchestra da in là, Giovanna da il si bemolle, sta vicino, e poi lo scrivi è un semitono sopra. Sì, sicuramente è stato molto interessante il discorso, anche molto poco diffuso, e come io dico sempre, che con poco si può fare tanto, quindi più avanti organizzare una serie di dibattiti, di incontri magari anche con le scuole, parlando di queste cose, perché spesso i genitori mandano anche i figli a lezione o davanti al computer, oppure a fare un semplice sport che comunque è importante per il fisico, però una disciplina artistica che possa emotivizzare il ragazzo è molto importante. In Italia abbiamo una diffusione un po' limitata di questo. Nell'Ottocento eravamo i primi al mondo, noi qua abbiamo molti musicisti che stanno facendo così, e dobbiamo un po' ritornare a queste radici, ma non per andare indietro, per vedere il futuro con maggiore ottimismo. Questa manifestazione quest'anno è stata dedicata a due più grandi magistrati, tutti i magistrati sono grandi, ma loro hanno perso la vita perché erano molto impegnati alle ricerche, alle indagini sulla questione della mafia. Non sta a me parlare di questo assolutamente, però leggendo quella mi è sembrato doveroso, visto che l'associazione Musicarte si occupa della musica e sociale, proprio da statuto, ricordare questi due grandi, Giovanni Falcone
Paolo Borsellino, Francesca Morbillo, gli agenti dell'ascolto. Le stragi di Via D'Amelio e la strage di Capaci 20 anni fa sembra che è successo ieri, sono state ricordate in questa manifestazione in modo molto importante. Abbiamo avuto ospiti molto illustri come il procuratore Nicola Trifoggi, abbiamo avuto il procuratore, la presenza del procuratore Giuseppe Bellelli, abbiamo avuto anche tanti procuratori, tra cui anche Di Florio, il giorno che abbiamo dedicato al concerto straordinario a Manuela Trifoggi. Abbiamo avuto, e lo riavremo perché addirittura mi ha chiamato, mi è piaciuta la musica, gli è piaciuto il concerto e si è molto emozionato, il questore Paolo Passamondi. E quel giorno ha pianto veramente, perché abbiamo ricordato una a una la figura della scorta. Io tra l'altro sono figlia di poliziotto che è deceduto non in modo così tragico, ma in modo che è tratto tragico, perché dopo 42 anni di polizia è morto all'improvviso quando poteva godere ancora della vita. Forse sono mestieri in cui la vita è talmente difficile che quando poi si può viverla è troppo tardi. Quindi voglio fare anche un applauso per questa categoria di persone. Così come i medici, ne abbiamo tanti, poi anche importanti da premiare più tardi. Prima del concerto, l'attore, la voce recitante, è stato presente anche alla perdonanza celestiniana all'Aquila, a due passi, leggerà una lettera del procuratore generale di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, letta in Via D'Amelio, il 19 luglio scorso. La lettera naturalmente è dedicata a Paolo Borsellino. Presento Adriano Sabatini. Questo giorno è dedicato al ricordo di un uomo che sacrificò la propria
propria vita, perché parole come Stato, come giustizia, come legge acquistassero finalmente un significato e un valore nuovo in questo nostro povero e disgraziato paese. Un paese nel quale per troppi secoli la legge è stata solo la voce del padrone, la voce di un potere forte con i deboli e deboli con i forti. Un paese nel quale lo Stato non era considerato credibile e rispettabile perché agli occhi dei cittadini si manifestava solo con i volti impresentabili di deputati, senatori, ministri, presidenti del Consiglio, prefetti e tant'altri che con la mafia avevano scelto di convivere o, peggio, grazie alla mafia, avevano costruito carriere e fortune. Sapevi bene, Paolo, che questo era il problema dei problemi e non ti stancavi di ripeterlo ai ragazzi delle scuole popolari, come quando il 26 gennaio 1989 lo studente di Bassano di Grappa ripetesse: lo Stato si presenta con la faccia pulita. Che cosa si è fatto per dare allo Stato un'immagine credibile? La vera soluzione sta in invocare e lavorare affinché lo Stato diventi più credibile, perché noi ci dobbiamo identificare di più in queste istituzioni. È un ragazzo che ti chiedeva se ti sentivi protetto dallo Stato e se avessi fiducia nello Stato rispondesti: no, io non mi sento protetto dallo Stato, perché quando la lotta alla mafia viene delegata solo alla magistratura e alle forze dell'ordine, non si incide sulle cause di questo fenomeno criminale. È proprio perché eri consapevole che il vero problema era restituire credibilità allo Stato e dedicarlo tutta la vita a questa missione. Nelle cerimonie pubbliche ti ricordano soprattutto come un grande magistrato, come l'artefice insieme a Giovanni Falcone, durante il processo che distrusse il mito della invincibilità della mafia e riabilitò la potenza dello Stato. A due Giovanni siete stati molto di più che dei magistrati esemplari. Siete stati soprattutto straordinari creatori di senso. Avete compiuto la missione storica di restituire lo Stato alla gente, perché grazie a voi e a uomini come voi, per la prima volta nella storia di questo paese, lo Stato si presentava finalmente agli occhi dei cittadini con molti credibili, nei quali era possibile identificarsi ed acquistava senso dire: lo Stato siamo noi. Ci avete insegnato che per costruire insieme quel grande noi che è lo Stato, democratico del diritto, occorre che ciascuno ritrovi e coltivi la capacità di innamorarsi del destino degli altri. Nelle pubbliche cerimonie ti ricordano come esempio nel senso del dovere. Ti sottovalutano, Paolo, perché la tua lezione umana è stata molto più grande. Ci hai insegnato che il senso del dovere è poca cosa se si riduce al staccato adempimento burocratico dei propri compiti e a obbedienza gerarchica ai superiori. Ci hai detto chiaramente che se tu restavi al tuo posto, dopo la strage di Capaci, sapendo di essere condannato a morte, non era per un astratto e militaresco senso del dovere, ma per amore, per umanissimo amore. Lo hai ripetuto la sera del 23 giugno del 1992, mentre commemoravi Giovanni, Francesca, Vito Schifani, Corco Ricino e Antonio Cominani. Parlando di Giovanni dicesti: perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore, la sua vita è stata un atto d'amore verso questa città, verso questa terra che l'ha generata. Questo dicesti la sera del 23 giugno 1992, Paolo, parlando di Giovanni. Ma ora sappiamo che in quel momento stavi parlando anche di te stesso e ci stavi comunicando che anche la tua scelta di non fuggire, di accettare la tremenda situazione nella quale eri precipitato, era una scelta d'amore, perché ti sentivi chiamato a rispondere della speranza che tutti noi ponevamo in te dopo la morte di Giovanni. Ti caricavi e ti caricasti di un peso troppo grande, quello di reggere da solo sulle tue spalle la credibilità di uno Stato che, dopo la strage di Capaci, sembrava cadere a pezzi. Di uno Stato in ginocchio e incapace di reagire. Sentisti che quella era diventata la tua ultima missione e te lo sentisti ripetere il 4 luglio 1992, quando pochi giorni prima di morire i due sostituti della procura di Marsala ti scrissero: la morte di Giovanni e di Francesca è stata per tutti noi un po' come la morte dello Stato in questa Sicilia. Le polemiche, i dissidi, le contraddizioni che c'erano prima di questo tragico evento e che immancabilmente si sono ripetute anche dopo, ci fanno pensare troppo spesso che non ce la faremo, che lo Stato in Sicilia è contro lo Stato
non puoi fidarti di nessuno. Qui il tuo compito personale, ma sai bene che non abbiamo molti altri interlocutori. Sì, la nostra fiducia è lo Stato. Missione doppiamente compiuta. Sei riuscito con la tua vita a restituire con le vite a parole come Stato e giustizia, prima morte per chi privata di senso. E sei riuscito con la tua morte a farci capire con la vita senza la forza dell'amore e con la vita senza senso, che in una società di disamore, nella quale dove ciò che conta è solo la forza del denaro, il potere fino a se stesso, non ha senso parlare di Stato, di giustizia e di legalità. E dunque, per tanti di noi, è stato un privilegio conoscerti personalmente e apprendere da te questa straordinaria lezione che ancora oggi nutre la nostra vita e ci ha dato la forza necessaria per ricominciare, quando dopo la strage di Via D'Amelio sembrava, come disse Antonino Caponnetto tra le lacrime, che tutto fosse ormai finito. Ed invece Paolo non era affatto finita, e non è finita. Come quando nel corso di un affondoso dettaglio viene colpito a morte chi porta in alto il vestito della patria, così noi, per essere degni di indossare la tua stessa torta, abbiamo raccolto il vestito che tu avevi sino da allora portato in alto, perché non finisse nella polvere e sotto le macerie. Sotto le macerie, dove invece erano disposti a seppellirlo, quanti, mentre lo sangue non si era ancora asciugato, trattavano sicuramente la resa dello Stato al potere mafioso, alle nostre spalle e a nostre insalute. Abbiamo portato avanti la vostra costruzione di senso e la vostra forza è divenuta la nostra forza sorretta dal sostegno di migliaia di cittadini. In quei giorni tremendi riempirono le piazze, le vie, circondarono il palazzo di giustizia, facendoci sentire che non eravamo soli. E così Paolo, ci siamo spinti da dove voi eravate stati fermati e dove sareste certamente arrivati se non avessero prima smobilitato il culo antimafia, poi costretto Giovanni a andare via da Palermo e infine vi avessero lasciato l'inizio. Abbiamo portato sul banco dei deputati e abbiamo processato gli intoccabili, presidenti di consiglio, ministri, parlamentari, nazionali e regionali, presidenti della regione siciliana, vertici dei servizi segreti della polizia, alti magistrati, avvocati di diritto dalle parcelle d'oro, personaggi di vertice dell'economia, della finanza e molti altri. Uno scuolo di sepolti imbiancati, un popolo di volpetti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole e affollano i migliori salotti che nelle chiese si battono il petto dopo aver partecipato a summit mafiosi. Un esercito di piccoli e grandi da Rodrigo, senza far più protezioni di Rin, di Provenzano, sarebbero stati nessuno e mai avrebbero osato ospitare lo Stato. Uccidere i suoi rappresentanti e questo paese sarebbe liberato dalla mafia da quant'altro tempo. Ma caro Paolo, tutto questo nelle pubbliche cerimonie mi è mosso come se si trattasse di uno spinoso affare di famiglia, di cui è sconveniente parlare in pubblico. Così i ragazzi che non erano ancora nati nel 1992, quando voi morivate, viene raccontata la favola che la mafia è solo quella delle estorsioni e del traffico superficiale. Si racconta che la mafia è costituita solo da una piccola minoranza di criminali, da personaggi come Elina e Provenzano. Si racconta che personaggi simili, ex vigili, pittici, che non sanno neppure esprimersi in italiano corretto, da soli hanno tenuto sotto scacco per un secolo e mezzo la nostra terra e che essi da soli osarono sfidare lo Stato nel 1992 e nel 1993, ideando e attuando la strategia tragista di quegli anni. Ora sappiamo che questa non è tutta verità. E sappiamo che fosti proprio tu il primo a capire che dietro i carnefici delle stragi, dietro i tuoi assassini si celavano forze oscure e potenti. E per questo motivo ti sentisti tradito, e per questo motivo ti si gelò il cuore e ti sembrò quello Stato che nel 1985 ti aveva salvato dalla morte, portandoti nel carcere della Zinara, questa volta non era in grado di proteggere. O peggio, forse non voleva proteggere. Per questo dicesti a tua moglie Agnese, mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Quelle forze hanno continuato ad agire, Paolo, anche dopo la tua morte, per cancellare le tracce della loro presenza. E per tenerci nascosta la verità è stato fatto di tutto e di più. Pochi minuti dopo l'esplosione di Via D'Amelio, mentre tutti erano colti dal panico e il fumo sfiorava la vista, hanno fatto sparire la tangente rossa perché sapevano
sapevano che leggendo quelle pagine avremmo capito quel che tu avevi capito. Hanno fatto sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di Salvatore Divina dopo la sua cattura. Hanno preferito che finissero nella mano dei mafiosi piuttosto che in quelli dei magistrati. Hanno ingannato i magistrati e indagavano sulla strage con falsi collaboratori, a quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad avere paura. Le loro morti si fanno sempre più insonni e incosciosi, perché hanno capito che non ci fermeremo, e sanno che è solo questione di tempo. Sanno che riusciremo a scoprire la verità. Sanno che uno di questi giorni, dalla porta dei loro costosi palazzi, busserà lo Stato, il bello Stato, quello al quale tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra vita. E sanno che quel giorno saranno nulla dinanzi alla verità e alla giustizia, che siano illusi di calpestare e saranno chiamati a rendere conto della loro volontà, della loro vita dinanzi alla nazione. Adriano Sabatini, grazie. Allora, io prima di presentare Andrea volevo farvi fare anche un applauso per Amnesty International, Paolo Mariani, che è stato presente, è stata presente a tutti i concerti. Amnesty International è la più grande associazione che si occupa effettivamente attraverso dei film. Paolo sicuramente ci farà un rapporto poi con dei film hai raccolto, grazie a Musicarte per tutte le istanze che hai spiegato, dalla pena di morte, liberazione degli ostaggi, l'affare Eni, eccetera eccetera, la più grande associazione del mondo che si occupa dei diritti. E Paolo Mariani tra l'altro è anche un pianista, si è esibito con la sua interpac quel giorno famoso della maratona d'estate. E la collaborazione Musicarte con Amnesty International fa sì, così come con associazioni importanti quali Emergency, ho avuto nemmeno da Gino Strada, che sta in Abruzzo in questi giorni, così come l'associazione Abissinia, che è una sorta di Medici Senza Frontiere, anzi proprio veramente sfronterrati, sì, fate un operato incredibile, rende il concerto e la musica ancora più nobile. Altrimenti il Giorgetto, come lo chiamo, perché ho quasi 7 anni che mi chiamo Cumilane, prende questa manifestazione, naturalmente sto ironizzando, e questo che ci fa molto onore, non a me, ma alla città di Pescara naturalmente, perché sono onorificenze per la città di Pescara e per l'Abruzzo. Allora, Andrea Castelfranato, io ricordo, vieni. Ricordo un po' di anni fa, ho suonato per molti anni, ma ormai un po' di anni fa, a Caramanico, Terme, qui vicino, e ricordo che una volta mi hanno comunicato la data, io ho detto Ormita, ho sbagliato a scrivere invece del 13-14. Sono arrivata alla Reserva, che non è una pubblicità perché è un posto di Caramanico, ma siccome diciamo, San Domenico, eccetera, che ho lavorato di moda per anni, era la data sbagliata. E ho visto tanta gente fuori, completamente scioccata. Sì, Andrea. Non lo so io. Anche non lo sapevo. Non la sapevi, ma tu ci vai sempre, se ne lì, ci sei andato per tanti anni, più o meno nel periodo mio, non neanche così lontano. Io da pianista ci alternavamo tu da chitarrista, fino a quando la scatola non funzionava. La gente scioccata, entusiasma, e tutti quanti fuori che dicono non è normale, chi ci sta? E c'è Andrea Castelfranato. Andrea Castelfranato è un artista di Anciano, sono tutti artisti abruzzesi, è un'altra tipicità
di tutte e quattro le province, ma la tua caratteristica, che i concetti più importanti, neoprofeta in patria, li fai all'estero. Lui ha fatto tournée in Spagna, in Portogallo, in Germania, in Francia. So che dopo la puntata, dopo questo concerto qui a Pescara, a Musicarte nei Parchi, qui all'Auro, partirà per la Finlandia, porto della Marilano, Comaesano, Porto Magellano, perché guardi quelli così, perché non c'è questa temperatura. Sto scherzando, ma lui è un grande chitarrista, ma non un semplice chitarrista. Avrete modo di vedere con quanto virtuosismo estro e modo di improvvisare durante le sue esibizioni. Io vi auguro un buon ascolto e poi ci vediamo durante l'intervallo. Grazie. Consegno le onorificenze, la gente si deve alzare. Vabbè, che bisogna sgredire. Io mi devo rubare a Rita una sedia qua, perché è l'unica sedia che praticamente mi risolve questo problema scapolaccio. Mi va dentro la, siccome io ho la scapola incollata, la discinesia scapolo coracica, infatti c'è il fisioterapista della fisioterra, non so dove, se può alzare la mano. Non c'è, se n'è andato perché non ne può più. È un centro che hanno aperto da poco, quando a Davos sta curando una mia amica pianista, perché siamo noi pianisti, musicisti, siamo peggio gli sportivi, loro hanno anche quello sport, ma io no. Mi entra la scapola dentro, è terapeutica questa. No, la considero scomoda e la considero molto comoda. Visitate questo centro, tra l'altro, non è sicuramente una sponsorizzazione, ma è una pubblicità, un centro in via Davos di grande spessore terapeutico per chi ha problemi. Allora, devo consegnare alcune importanti beneficenze. Il dottor chirurgo, tra l'altro, Franco Ciampaglia, il dottor Fortunato De Leo, che sono stati presenti sempre in questa manifestazione per pubblicizzare, abbiamo aiutato loro, perché hanno fatto qualcosa di magico in Etiopia, non ho detto di non alzarsi, vabbè, devono andare a fumare, giustamente devono fumare, c'è chi è qui, lo dice. Questo ospedale in Etiopia, e sicuramente questa collaborazione continuerà, collaborazione del tutto spontanea, del tutto basato sulla forza della musica da parte vostra e dalla forza delle vostre maniche, non so come operarci. Quanto operi per come Castelfranco quando suono? Sì. Una magnificenza all'Associazione Culturale Cristina. Ringrazio Gabriella. Passo. No. Ringrazio Gabriella perché come al solito è grande, non sei già, però è grande. È grandissima, perché è riuscita a fare anche quest'anno qualcosa di meraviglioso. La ringrazio perché ci ha fatto un attimo conoscere tantissima gente. Due cose mi piace ricordare, ci sono stati degli incontri molto belli. Una sera abbiamo incontrato una persona che è stata da Sabeba, dove noi ogni tanto ci richiamo, ed è stato un incontro particolare. Questo di stasera con Andrea Castelfranato mi ha riportato a tre quarti della mia persona, cioè a Lanciano. A Lanciano noi abbiamo fatto il primo concerto, la prima riunione con questa associazione, Associazione Culturale Cristina, da non confondere con l'azienda artistica che questi giorni ci chiedono di soldi. E a Lanciano siamo stati nel capo della Banca Popolare, una stanza fortissima, no, quella là. E loro volevano fare la cerimonia del caffè, quindi accendere un pochettino di legna. Sono arrivati con piedi, ci hanno cacciato fuori. Questo per dire lo spirito molto casereccio.
Vi ringrazio perché ci avete dato tanto, ma soprattutto forse abbiamo messo a qualcuno un talento per andare a vedere questo mondo dove si trova l'Etiopia, un paese culturalmente avanzato, ha una storia trimillenaria e a noi ci piace ricordarlo come un paese che a noi ci dà sempre delle enormi emozioni. Noi ci abbiamo possibilmente quando riusciamo a portare qualche mila sotto il euro, però in questo momento è un momento veramente di dramma sia per noi italiani che per gli altri, quindi quando riusciamo a fare qualcosa tipo una cena o degli incontri così servono per finanziare le nostre, chiamiamo tra virgolette, missioni. Andiamo giù sempre tutto a spese nostra, lavoriamo per periodi di 2-3 settimane e in quelle 3 settimane diamo la possibilità a chi vuole esprimere la propria esperienza, la propria personalità, di darci una mano. Chiunque può venire e ci sentiamo, può venire con noi. Di nuovo grazie a tutti voi e un bacio a Gabriella che è meravigliosa. Grazie. Allora, chiamo Giancarlo Ranieri, questo ragazzo che ha ripreso tutti i concerti, ma dico tutti i concerti, per intero, in integrale, e li ha postati in modo molto professionale su YouTube. Questo non è da poco, significa che tutto il mondo, ieri ho visto uno dalla Thailandia, assessore, ha visto il concerto lirico delle canzoni napoletane. Prima di consegnare quest'altra reticenza a questo grande amico, professionista e collaboratore ormai di questo festival, è doveroso da parte di tutti noi e noi volontari, perché anche Musicarte ormai è un'associazione che vanta ben 700 musicisti iscritti che già lo stanno chiamando per le prossime edizioni, cioè altri quattro cartelloni fa praticamente. E volevo ringraziare anche Anita Della Penna, la quale io ho già consegnato lei una beneficenza, ma le consegnerei un pezzo di cuore, se non intero, perché in modo casuale ci siamo incontrati in comune e lei ha salvato, diciamo, è stata una salvatrice di questa manifestazione, perché a Villa Sambucchi, dove si è svolta per 16 anni, non è stato più possibile mettere la musica classica in quanto pizzeria. E rosicini. Anche frutelle. E quindi ho scelto mettere i cori folkloristici che sono stati stra apprezzati, tantissimo apprezzati, perché la tradizione popolare, naturalmente i cori folkloristici professionali, professionisti, stavano diciamo bene anche se c'era un po' di rumore anche con la pozza della Rosicina dietro, ma è una musica da camera, un pianista, un chitarrista, un coro sacro come l'Armonia Mundi che continuo a ringraziare, o altre concerti classici che ho in mente soltanto qui all'Aurum li potevo ospitare, quindi grazie alla disponibilità, al buon cuore, l'intuito e l'amicizia che ci lega, perché ma questo festival è un po' femminile perché siamo tutte donne e forse c'è una marcia in più rispetto, scusa, poi maschietti, e quindi grazie all'Aurum e grazie alla vita. Musicarte per diffondere la cultura musicale naturalmente a livello internazionale grazie a questa scatoletta che si chiama YouTube che mi spiega la mia madre. Allora, ricollegandomi a quanto ha detto Gabriella, sono felicissimo di ricevere questa marca per due motivi, mi vengono in mente uno appunto per la Sibilla mamma mia, di madre, che ogni volta che torni a casa dice ma che è tutta questa roba che metti dentro al computer, ma non si vede un po' troppo, non ti preoccupare, lo spazio almeno per un'altra decina di edizioni, quindi non ci sono problemi. Poi mi fa molto piacere che la nostra direttrice ha capito una cosa che non tutti hanno capito, che la bella musica, la buona musica che si fa qui, non
nonché la sensibilizzazione delle cause importanti che si fanno qui, va la musica, almeno quella senza il diritto d'autore, più va divulgata in tutti i mezzi, a tutti quanti, proprio perché eleva lo spirito e la mente, e quindi con la tecnologia si può cercare di farla arrivare anche a coloro che per i vari motivi non sono potuti essere qui presenti, per appunto magari perché non possono uscire o comunque per altri motivi, e quindi quelli come me cercano di continuare l'opera degli artisti nella maniera più congeniale, essendo io un artista tra virgolette mancato, almeno cerco di fare la mia parte in questo campo. Grazie. Il cuore tantissimo con la sua, con il suo estro, chiudendo gli occhi sembra di ascoltare 10 chitarre contemporaneamente. Allora io per un bel po' di tempo questo inverno avevo deciso basta musicante, basta, mi tiro perché devo curare la mia persona, perché ero molto stanco, perché ho avuto dei problemi di salute, perché ho avuto... Poi a un certo punto ho avuto delle soddisfazioni in campo didattico, perché alcuni allievi miei sono stati promossi al conservatorio e lì si è smosso qualcosa. Poi mi è arrivata la lettera che ho in borsa da parte del Quirinale in aprile, e in quel periodo stavo senza assessore alla cultura. Ho detto ma io mi vado a parlare col fantasma, cioè, chiamavo, devo parlare con l'assessore alla cultura, non c'è. Cioè, dov'è? No, non c'è. Ho chiamato fino a quando c'è l'assessore della cultura, è stato nominato in qualche trasmissione televisiva. E io veramente mi sto raccontando le cose come sono andate. Dalla lettera che è arrivata al Quirinale, io devo dare una risposta, perché trattasi di Quirinale, non certo la provoco di. Ho rotto le scatole, non si sa quanto tempo per telefono e per farmi ricevere, naturalmente, perché lei era stata da poco eletta, quindi aveva sicuramente la sobbarcata da chissà quanti problemi che tutti i comuni d'altronde hanno. E io ringrazio a nome di Musicarte, dell'Associazione Musicarte, a nome di tutti i musicisti che si sono esibiti, siamo stati, compresi i cori, forse più di 300. Tutti gli artisti che vogliono partecipare, vogliono suonare, quasi a titolo gratuito, perché vogliono regalare questo a te, come assessorato, alla città di Pescara, all'Abruzzo e al mondo, perché c'è Giancarlo, oppure ci sono artisti come Castelfranato. Questo mi onora, quindi è una... Vieni Giovanna, l'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Giovanna Boccà. Questa è una deficienza, ci abbiamo sempre con i patrocini della Presidenza della Repubblica e di Amnesty International. È una, come dice D'Annunzio, io ho quel che do. È una deficienza come se l'avessi data a me stessa, perché... E un pezzo di cuore che un po' tutti gli artisti vogliono darti per la fiducia che ci hai imposto. E dunque, non è vero che è venuta a rompere le scatole. Mi è semplicemente piombato in ufficio il giorno dopo la mia nomina e tra noi si è capito subito di un'intesa. Perché vedete, quando delle persone hanno degli obiettivi comuni, si avvicinano per portare avanti dei progetti. Peraltro il vostro progetto è un progetto già consolidato nel tempo, seguitissimo, ben fatto, sempre meglio curato nei particolari, sempre con più attenzione a quello che non finirò e non mi stancherò mai di dire, che è quello di creare eventi culturali di qualità. Per voi, per noi, per la cittadinanza, per è stato facile trovare l'intesa, anche se le risorse economiche a disposizione sono sempre più scarse,
dirlo, ma nonostante questo veramente l'impegno che ho dato e la fiducia che ho riposto è stata una fiducia ben riposta. Sono felicissima di questa cosa, per la Gabriella, e ti ringrazio per le emozioni, per le cose belle che ci hai fatto ascoltare e per quel coinvolgimento di tutti quanti. Quindi sono io che ringrazio voi, veramente di cuore. Gli artisti, perché sei talmente poliedrico che naturalmente chi ha questa magnificenza, le scatole vuote ce l'ho dietro, perché poi mi hanno chiamato tipo il coro, il vostro cofanetto l'ho aperto, perché sono di vetro in Murano e quindi sono molto fragili e conservo queste custodie lì dietro. Io viene a questo grande artista che è Giovanni Donati, io voglio invitare qualcuno mi ha chiesto perché non è stato fatto il concerto fuori, non è stato fatto fuori perché la chitarra si può scordare, non si può dimenticare, si può dimenticare, non si può scordare, eccetera eccetera. Il prossimo anno, non so mai, faccio un po' prima, o delibero, non delibero, non ce ne importa niente. Sì, Annalita l'ho nominata, la devo dire così, Annalita, dipendiamo tutti da voi, Annalita, cioè ci ha garantito l'auto, quindi il prossimo anno per fare i concerti, cioè, sì, quindi Annalita, di nuovo, grazie, sì, perché a Villa San Cucchi non possiamo fare le sagre, quindi, molto apprezzata la lirica, assessore, abbiamo dovuto organizzare due concerti fuori programmi stranieri, perché è stata molto apprezzata la musica lirica. Mi hanno chiesto cos'è Smici, scusami Andrea, che è una scritta che sta lì, c'è una scatola vuota. Smici, il dottor Ciampani sicuramente lo sa che cos'è, è un'associazione di qualche malattia. Ci sono delle malattie infiammatorie intestinali che si chiamano colite ulcerosa e morbo di Crohn e anche altri, che sono delle malattie terribili, ma soprattutto quando colpiscono i bambini dai 2 ai 5 ai 6 anni. Hanno fondato un'associazione alcuni dottori, tra cui il dottor Bombardo a Pescara, ma anche a Padova c'è questo collegamento, e mi hanno anche chiamato per dare una mano. Sicuramente il prossimo anno farò un intervento loro, perché sono delle malattie terrificanti, perché l'intestino da 6 mesi diventa 5, diventa 4, eccetera, eccetera. Ed è importante, siccome non è una malattia, tra virgolette, riconosciuta, poi a volte viene voglia di dire qualche parolaccia, ecco. E quindi è importante dare anche un centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi a queste associazioni che hanno bisogno anche magari di poco. Grazie ancora, Andrea Castelfranato. Il prossimo anno 18 anni, diventiamo maggiorenni, quindi si fa per dire, e sicuramente ci vedremo. Grazie, grazie di cuore.